Regini, non ti muove perché mi sa che gli autotiri c'è qualcuno. No, c'è qualcuno, mi sono messo anche l'occhiale. Regini, non so ti anche, muove. Mi sono anche rimborsato. In questo momento la gente sta venendo solo a te. Ora si vedrà una mano che ti tiene per le spalle. Le spalle e mi butta fuori. E ti butta fuori. E mi butta fuori. Lo butta anche fuori. L'orecchio. Come senti loro quando mi tiene. Veniva, mi guarda che faceva. A posto, perché? E panini di là, eh? È venuto stamattina, visto? È venuto, ieri abbiamo stuzzicato. L'hai stuzzicato e è venuto. Stuzzicare l'Alessi che dorme. Ora ci sistema. Io sono arrivato, mi ha stretto la mano, mi ha troccato tre falangi e mi ha detto, ora sistema anche a te. Perfetto. Allora, io non buongiorno moglie. Non ci sta mani, non si sa perché, ma sarà dei nostri. È fantastico, questo è paura, eh? Cioè, io non so di questo straniero. Che è successo ieri? Ieri che è successo? Allora, era uscito un articolo che riguardava, era un articolo buongiorno Geppina, che riguardava la rivitalizzazione del centro storico di Portoferraio, no? Il nostro amico Mauro Meloni lo chiama Mortoferraio da tempo, insomma, un po' tutti, Mortoferraio. Quindi c'era un articolo in cui si riproponeva di rivitalizzare il centro storico. E come? Qual è uno dei tanti problemi che assistono al centro storico? Stanno vivendo punti importanti, nevralgici, tra cui specialmente punti culturali. Si parla principalmente di una libreria chiusa, stanno vivendo tutte attività anche, diciamo, di vecchio artigianato, quelle che un po' non distinguevano i centri storici. Quelle poche che aprono sono le solite, ristoranti, pub e pizzerie, sono sempre quelle che si riciclano a vicenda. Logicamente sta perdendo sempre un po' di interesse. Qual è uno dei problemi più grossi? Buongiorno Malusca. Sugli affitti dei locali, effettivamente è vero, come anche qui, cioè nel senso gli affitti sì, vanno leggeri, volano bassi quegli affitti. Sì, sì. Quindi spesso sono delle attività, specialmente quelle che riguardano il settore culturale, correggimi se sbaglio, logicamente non hanno dei margini, o comunque cioè, non hanno dei margini grossi, molto spesso diciamo che vale per tutte, un po' per le attività. Per tutte le attività. E allora che quel settore lì ne risente di più, ovviamente momenti di crisi economica, invece hanno dei ricarichi bassi a livello proprio di ricarico vero e proprio commerciale, e logicamente scontano gli affitti. E infatti abbiamo visto Silvia nella precedente gestione di Libraio che poi è così. La gente infatti sta scrivendo Mustamani. È stata ascoltata. Hanno visto la ghigna di essere tempo dell'inferno, guardalo, guardalo. Che noi abbiamo fatto, specialmente per quanto riguarda. Michele ha fatto una proposta, logicamente l'ha fatto al libro cittadino, anche da imprenditore. Può specificare, io non sono un'associazione culturale, io sono privato, pensavo di fare appunto di mettere su un'attività. Quindi, insomma, un libro cittadino, cioè, mettere su un'attività e dice. E chiaramente uno dei primi ostacoli, come dicevi tu, è stato quello della ricerca del fondo, di un fondo a un affitto abbordabile. Da qui l'idea di rivolgermi all'amministrazione. Perché hanno appena approvato un regolamento appunto l'amministrazione Portoferraio, sì. Per la riqualifica del centro storico, quindi l'idea mia è stata un po' questa appunto. Io da privato, mentre tutte le attività se ne schiudono e vanno via dal centro storico, io faccio il contrario, ci vengo, ci metto del mio, però tu amministrazione devi agevolare, come? Facendomi pagare un affitto equo. Questa è la mia proposta. Poi cos'è? Che specialmente Portoferraio ha un sacco di immobili, ce l'ha comunque, che li sono tornati diciamo in carico e che molto spesso sono sfitti, sono comunque. Ora io ho visto, pensavo a quello delle ex poste perché per una questione di dimensioni e di posizione. Quella accanto al comune. Fondo insomma è stato già oggetto di discussioni per motivi io quello che ho detto all'amministrazione è chiaro, non è che lo devi dare a Michele Alessi, fate un bando anche spero, perché diciamo a Roma visto danno un euro al mese, quindi fondi, fate un bando con delle caratteristiche, io spero appunto culturali, non la solita pizzeria e ristorante, e poi partecipo io, partecipo a Federico, partecipo a Enrico Pallino e vediamo. Però questo, io quando ieri mattina ho visto il vostro intervento mi sono un po' risentito, un po', ti ripeto, un po' perché. Oh, sei cazzato. Sei cazzato. Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti. Stamattina non vi leggo perché. Buongiorno Serena, buongiorno Claudia. Non c'avevo il tuo numero, noi ti chiamavamo così. Questo per far chiarezza proprio rispetto a ieri mattina, tu ti chiedevi se io ero al corrente o meno. Io non potevo essere al corrente della vostra iniziativa. Io ho protocollato, ho avuto questo incontro all'amministrazione i primi di gennaio. Ho protocollato tutto il 12 di gennaio. La tua collega Silvia era perfettamente al corrente. Gennaio. Guarda che noi poi l'intento nostro era più di voi. Non voglio passare avanti a nessuno, no, non voglio. No,
c'è tutto la luce del sole. Ma infatti sei stato, cioè, si è sposto con una persona ed è la cosa, cioè, più massima che altri non farebbero assolutamente. Magari cercherebbero arrivarci per via traverso. No, tanto capita, se cioè, però meno male, potevo dire una cosa, meno male che almeno uno che avevamo parlato il giorno dopo è venuto. È venuto. Oh, no, almeno per quello. Se lo 10 l'intervento mio, e poi ieri ho preso un po' più io la palla al balzo, era riferito più a una critica in generale, non riferita a te, ma anzi a chi ha i fondi. A disposizione molto spesso c'è difficoltà a darli a chi magari già sta operando, per esempio nel settore culturale. Noi, se era parlato con il Badatore, avevamo già richiesto già da tempo uno spazio dove poter eventualmente presentare, in questo caso si parlava di libri ma anche di opere, come abbiamo già fatto qui, quindi laboratori di fotografia, laboratori prodotti, dove magari fosse una cosa permanente, cioè ci dai, vi do una stanza, voi state già facendo degli incontri di libri, incontri con fotografi, vi do una stanza, voi fate un mercato permanente, noi per tempo emetto magari i libri locali per non dare nessun tipo di, togliere nessun tipo di concorrenza a nessuno, che però uno viene, sa che è sempre aperto, viene e c'è un giorno una presentazione, oppure si guarda i libri che c'è, si mette lì, se lo legge un attimo, al limite lo compra, una cosa però fissa dove magari poterci stanziare un attimo, certo. Cosa che con tutti questi fondi ci sono a disposizione, capisco che sono tante associazioni che prestano, però magari una priorità da una parte incominciamo, visto che in questo momento quello che sembra che sia, che stia mancando, che sia penalizzato è proprio i centri culturali, quindi di vendita di giornali, di librerie. Intanto cominciamo con quello lì, no, forse si rivitalizza, perché se c'è una volta una presentazione, una volta quello, la gente ricomincia ad andare lì, ciò non toglie e poi porta beneficio a tutti quelli che ci sono. Noi logicamente abbiamo fatto un discorso di associazione, perché quella avevamo, quindi l'ha riferito un po', ci sono anche i privati che insistono e via, forse c'è un bando, è l'occasione buona per dare subito questo segnale forte che c'è questa volontà, no? Quindi Di Michele lo sappiamo chi è, quindi non avevo mai dubitato, il fatto che poi ci mette la faccia sempre con una persona e non è che esce per vie traverse, è già sinonimo di garanzia, no? Perché sennò uno se ne sta defilando. Ma però io non so il rapporto che lui c'ha con l'edicola del Banasciu, quante volte la vede, se la vede anche lui mentre sta cagando, mi ha detto qualcuno. Però effettivamente è così poi la mattina, cioè allora, te apri il giornale. Ed è un'occasione anche per spiegarla. Allora, questo qui, l'edicola del Bana sembra una stronzata, ma è frutto di studi nostri da bar. La mattina la gente abbiamo notato che la gente quando arriva al bar qui ci fa 8 telecamere di controllo e poi finito l'articolo è finito, allora ti guarda anche quando piscia all'angolino e poi 3 righe parte la polemica e l'articolo non arriva mai in fondo. Questo è un appunto, allora prima leggerlo l'articolo. Perché non è fatta di scaletta l'edicola del bar, è fatta di pancia. Il cicaleggio del bar è un cicaleggio di pancia ed è il cicaleggio poi che diffonde la notizia. Buongiorno famiglia, buongiorno tutti. È vero. Allora, quando uno si stuzzica, poi che succede? Che la gente ovviamente si incazza. Quando poi si chiama, allora c'ha qui la possibilità di poter dire anche mezz'ora le cose, a differenza di un articolo dove sono costretti, magari, ma giustamente, per tempo di spazio, a dover dare delle informazioni finite lì. E molto spesso le repliche finiscono nell'arco di un altro articolino del giorno dopo. No, se questa è la formula stato che avete... Chiaro che quindi sul momento c'è un sacco di quei vaffanculo. Noi c'è più vaffanculo che saluti. Ma l'obiettivo è qui. Sei consapevole. Sì, gente che poi l'ha capito, cosa fa? Il giorno dopo ottimiamo, ci si chiama, ci si parla. Quando viene c'è il tempo di stare anche mezz'ora a spiegare un discorso articolato che altri spazi non te lo possono fare, ma per ovvi motivi, non perché sono merde o perché non lo possono fare. Le notizie si inseguono. Quindi quello era l'obiettivo sempre nostro, anche perché una volta per tutte, è la lettura di pancia del giornale. Lo so che non è regolare, ma quello poi funziona. Funziona nelle piccole unità, perché poi cosa succede? La notizia locale rimane nel cicaleggio e rimane qui. È logico che invece le notizie nazionali sono influenzate da cosa? Dai media, da internet, dal telegiornale, dalla televisione. Invece le notizie locali sono influenzate da queste chiacchiere di bottega qui. Poi la notizia che c'è è quella invece che esce da qui,
esce per bocca. Sì, sì, purtroppo dico così. Sì. Quindi ma sono sicuro che il tuo articolo, la maggior. No, no, poi c'è la gente che si ferma, certo, si prende il giornale e lo legge, ma la maggior parte dei giornali buttati lì arriva lì. Quindi che succede? Mari, anche il tuo articolo, tanti l'hanno letto come noi. Guarda un po' dell'idea. Allora Mari, sembri te che vuoi sfruttare un canale, te ci hai messo la faccia, quindi la faccia ce la stai mettendo ora, io sono privato, ti chiedo, la voglio investire da privato all'interno di un settore che non c'ha un'economia in questo momento che ti permette Mari di ci sopravvivi, però ci sopravvivi se mi date la possibilità magari, esatto, di avere, cioè, non ti ci arricchisci, non ti ci arricchisci. Una libreria resta comunque un'attività che fondamentalmente deve... se è il rosso chiudi, sì. chiudi non c'è altro. Quindi l'obiettivo fai. Quindi la proposta che io ho fatto al comune vuole conciliare anche questo discorso, un interesse chiaro personale privato con un servizio pubblico, cioè. che il progetto è la libreria, punto di incontro, punto, insomma, punto, sì, culturale, esatto, e spazio che ti ho detto un servizio di informazione al centro storico di Portoferraio, appunto, che manca da anni, non c'è un'edicola. Una delle richieste che mi hanno fatto prima, tra le prime, è proprio quella, un servizio anche di quotidiano. Fra l'altro anche in questo io, tu facevi riferimento, ti accennavi a Cristina della Stregata del mattino, sì. Io sono un cliente della Stregata, quindi sono, penso, metteci ragazzi in gamba, mi trovo meno, meno male che ci sono loro. Io non è che voglio fare concorrenza, cioè, fra l'altro gli ho chiesto in un primo momento, ho detto guarda, io ho questa idea, ci potrebbe essere anche una collaborazione, cioè, io sono aperto un po' a tutti, e così per l'edicola, i ragazzi, cioè, Squale e Walter, che hanno l'edicola al Ponticello, al Portoferraio, gli ho parlato di questa mia idea, gli ho proposto, potreste curarlo voi lo spazio quotidiano, siete del settore, se mai andrà in porto, dico. Io vi metto a disposizione uno scaffale, un espositore e ve lo curate. Cioè, questo per dire, la collaborazione a tutti i livelli. È strana anche questa cosa, però è che uno comunque che apre un'attività vada a sentire quell'altro, l'apre un'attività, ognuno importa come si cade nessuno. Sì, il motivo c'è sempre meno che fanno per correttezza. E quando ho letto lui, perché anche noi l'avevamo proposto, logico, sotto forma di associazione, quindi in un contesto diverso. Diciamo che te eri più sentito di me, sinceramente. L'ho letto così. Dio buono, è una vita che stiamo chiedendo, cioè anche noi sta cosa qui, la possibilità, visto che poi tutto sommato si stanno curando degli. Per esempio stamattina siamo a scuola con un laboratorio teatrale, no? Per bimbi, no? Quindi, cioè, però poi ci manca sempre quella possibilità di avere magari uno spazio dove fermarsi un attimo e gettare le basi, perché così diventa tutto. Ci si basa sempre, e poi mi chiedo cosa, sull'associazionismo, no? L'associazionismo in Italia forse è quello che salva il tessuto sociale, no? Perché ci si fa sempre. È sempre quello che poi comunque sia, e meno male ci sono loro, no? Dalle pubbliche assistenze, da tutto, cioè, dalle misericordie per un settore, no? Da ragazzi del canile ai tempi del canile, dall'Animal Project per cosa. Cioè comunque si deve sempre. E lui mi ci fece mascherare da cane e da gatti. Colpa sua, vero? Quindi io, no, filmati, fotografie. Siamo ricattabili. Allora, c'è gente che ha comunque delle competenze comprovate, no? E se l'amministratore queste competenze non ce l'ha, allora sfrutta, no? Attraverso dei buongiorno canali, Marcello. O in questo caso è anche un privato, perché comunque si parla lo stesso, cioè comunque certo, se ci sono certo, a disposizione certo delle cose, facciamo in maniera che qualcuno, insomma, ne benefici alla fine per creare un indotto, no? Quindi l'obiettivo era quello lì, e lei lo butta lì per creare un po' di polemica, sperando che magari anche il comune ci siamo chiariti, no, almeno per quello che riguarda. No, io spero, beh, ci guarda, e ora cosa fa Portogallo? Ci vuole mettere le telecamere. Almeno guarda la gente che libri legge. Come un poverello che ha letto. Ha preso una 9 di regime. Via, mandalo via da Portoferraio, fai il foglio di via. Vai. Allora, noi ce l'abbiamo, noi siamo stati il primo comune. Obbligati qua. No, comune tanti anni fa. Sì, sì, vista l'utenza che c'è in giro il pomeriggio, la mattina è giusto. No, ci stanno contro. Portando è stato quello lì. Allora, poi succedeva qualcosa, andavi a sentire, dicevano guarda, ieri stranamente le telecamere non andavano. Dove? No. Sì, è successo a me. Sempre. Qualcosa, vai, dice. Nella mattina mi hanno accorciato la macchina, sono andato alle telecamere e i carabinieri portavano. Ci dispiace, non si da vede. Quell'angolo non si vede. Oppure. Dove giù? No, qui. Però le oppure ti dicono, quando è successo 2 giorni fa? Cancellato. No, è 2 giorni.
cancellato, uno se viene un'ora fa, no, ora si incazza, poi si incazza, è vero! È vero invece, è vero. Ci siamo passati. Vedi come funziona, articolo. Sì, ma qualcuno può anche denunciarci. Ma non ce l'hanno fatta. Perché quando hanno visto l'avvocato che ci cura, in titolo amichevole, lo ricordiamo, sì, non vuole nulla. Per mettersi quel personaggio di Roma, lasciamo sta. Perché, Dunque, Cosimo La Veglia Gianluca mi dice salutami Michele. Ho comunque alzato l'audience, ragazzi, più di te, che te sei veloce, ma questo è uno strano, lo conosco di più. Ti vieni con questo capello ondulato. Sì, da dove poi? Non ho sentito che fuori campo dice è invecchiato. È invecchiato? No, fuori campo. Ma non è invecchiato, sì. No, la foto. No, è la foto che non rende giustizia. Io ho tanti difetti nella vita. Qua al mattino si passa per il trucco e il parrucco, regimi e quindi... Non parla a te di trucco e parrucco. Non lontano da Cosponda, però ti sentivo in sistema. Sì, è invecchiato, è invecchiato. Io ce l'ho con le foto del Tirreno, perché se mi mette delle foto apposta. Sì, mette le foto apposta. Ora lui è brutto di suo, no, ma non sono male, qui è preso bene. Hanno sequestrato il pesce. Dove? Il tuo no, sì. 14 kg, non regolare. Invece il tuo. Cioè l'hanno fermato mentre notava il pesce, hanno detto fermati un po', gli hanno controllato le pinne e tutto. No, nel frattempo Daniele Palmieri ci dice viva Michele. Lo vedi, acquisito, capito? Perché... Non gli faccio sia a lui, non gli faccio. Non ci abbiamo i dati. È come un personaggio di Porta Azzurro che nessuno lo vota, però quando si mette in lista vince sempre le elezioni. Quelle le dicono le vanno uguale, nessuno la guarda, però non si sa perché. Io? Ma piace lui, no. Poi vedete. Ma te te l'hanno detto, vero? Dì la verità. Ho detto, oh, guarda che gli imbecilli hanno fatto. Vedere, o l'hai visto? No, sì, ma io non lo. È bella, no, ma non perché si guarda, mi chiesto proprio di scemi, sta parlando televisione. No, ma non mi hanno polemizzato, mi hanno detto che parlavano di questo. Parlavano male di chi, È sempre pubblicità, poi dopo segui. Ciao Michele, è una vita che non ti vedo, grande Federico Pecutari. Io buono. Dov'è Pecutari? Pecutari, dove sei? Pecutari, dove sei? Ci sta, perché ci seguono anche da Talandia. Talandia, Brasile, Australia. C'è più secondi di differita. Noi ce l'abbiamo, Allora, il pesce non regolare, ce l'hanno fermato per sott'acqua. Per controllare la patente e il libretto. Via, forte, via, sequestrato. A costi, prego. Poi, come l'ha vista cosa mia? Senza dormitorio, dormentorio, nessuna memoria. È in Talandia, è in Talandia. Poi hanno tirato giù un vecchio dormitorio che c'erano nelle miniere. Però nel tirarlo giù, poi c'è stata già pronta una gettata con finisce più di cemento che sembra proprio, quasi, sembra, perché poi... Cioè, sembra le fondamenta per una bella villetta. Sembra però perché poi la gente sono così. Devono sempre mettere il coso. E cosa dicono? Vedi come facciamo, no? Del dormitorio, affermano gli amici, era crollato e solo in parte la copertura è in cotto a causa delle travi e traviscelli che nel corso dei decenni hanno subito l'usura del tempo. Il resto della costruzione appariva saldo e nessuna struttura portante sembrava danneggiata. Vabbè, già che dobbiamo fare il rifetto, buttiamo la terra. Ora non è che ti ha ronzato stamattina, dove legge tutto, però Ma ragione, lui È caduto il tetto. Non volete così tanto. Allora, l'hanno rifatta tutta. Cioccali aveva risposto al Cineverde che non sarebbe sorta al suo posto una grande villa, ma ha fabbricato avente le stesse caratteristiche. E invece sì. Però, siccome sono passati gli anni rispetto ai tempi dei miei, il fabbricato del dormitorio nuovo avrebbe avuto una bellissima spa. Sì. Sauna, il percorso delle piscine, un percorso alternativo, doccia, acqua calda, acqua fredda e anche un percorso con i minerali, sai, per curarsi l'artrite, no? Sì. Un po' di perite, massaggini cinesi, quelli le tirano per le perite. Era un dormitorio, voglio dire, perché poi dopo ti facevi queste cure, ti sa dormire, capito? Quindi secondo me ci siamo, capito? Poi soldi, ragazzi, dalla regione a raffica, 25, quanto vuoi? 25 euro, sei donna, ti? Allora, però per microimprese giovanili e femminili, quindi devi trovare una bimba micro, piccina, piccolina, femmina, quindi c'è da sta, capito, franco insomma, con fisica eccetera, sono 24.500 euro durata di finanziamento di 7 anni. Agevolato a tasso zero, questo è una cosa buono, tasso zero di misura del 70%. Voi a quando me lo fanno un tasso? No, questo è un problema, è una questione, mi sono trovato ad affrontare anche quando sono... Sei andato a queste cose, non c'è la andiamo un po' a vedere. Ma questa carterina l'hai portata per noi? Per darsi un tono, diciamo. No, perché tu mi hai visto con il libro in mano, capito? Mi sembra passare una cosa. No, c'è un po' tutta la documentazione sul progetto della libreria.
cioè sopra i 29 anni non ti dà. Sei vecchio, sei vecchio. Esatto. Questa purtroppo la legge. Diciamo in questo momento le banche stanno dando dei finanziamenti a tassi buoni. Allora aspetta un attimo. Quindi prima di immunarmi in queste pratiche burocratiche. Non mi dareste nemmeno quello perché c'è un... Prima di mettervi in questo. La firmetta la troviamo, dai. Fa concorrenza alla regione. No, allora. Aspetta, se ci metti troppo in casa ci sono io, perché chi ognuno parla del suo lavoro, non ho capito. No, io in senso generale, perché la sua vera attività la sappiamo, è quella di seduttore seriale. Mi in teoria oggi però... i tassi sono convenienti. In teoria, poi in pratica vedi quando viene, che poi dopo ci si mette quell'altro, dice cazzo. Che facciamo? Che devo fare? Quando vai a mangiare, piatto di pasta, sì, poi il bicchiere di vino. Coperto, l'acqua. La pasta, voglio dire. Amore, te non è che non ci rientravi per l'altezza, nemmeno per l'età, si parla di giovani, te lì Isabella non sei più giovane. Ma è moglie, arrenditi. Come la vedi la fusione tra due Rio? Si ripropone un po' il vecchio tema delle... No, del comune unico. Ma come lo chiameranno? Io sono stato un sostenitore del comune. Rio. Sostenitore nel senso. Nell'Elba Marina. Ero a favore Marielba. Del comune unico. Elba Marina sono. Rio Marielba. Questo sarebbe un passo verso in quella direzione. Secondo me uno dei problemi dell'Elba è proprio questo. Otto comuni in un territorio così piccolo, insomma, diventa ingestibile. Tutto quello che è comprensoriale. È lasciato sì. Lasciato lo Quindi insomma, se già cominciassero due comuni a riunirsi sarebbe già un piccolo passo. Quindi Marielba. Ma li seguiamo però a loro due, perché loro due che si fondono li voglio seguire. Elba Marina, insomma. Bernard Blier e il Conte Mascetti che si uniscono, io li voglio vedere. No, cioè, comunque sono partiti, spediti. Sì, sono partiti? Ecco l'assemblea via da domani, via. Forza, si parti. Mi sentono cavoli, Non sentono? Cazzi. Ah, scusa. Avevo capito, cavoli, che scossa. Cavoli e di là. Cavoli e di là. E si fonde con... Teppa dei paesi tui e non rompe coglioni. Scusa. Torna dove sei venuto, col gommone. Col gommone. No, ora stiamo attraversando la costa, sai, da 20 miglia. Il gommone, vedi lui col gommone. Lui con motoscafino, tutto, Che effetto ti fa vedetelo così a fianco? Io quando ero piccino c'avevo il terrore, ormai li voglio bene, siamo cresciuti. Ma perché non ti stacchi su ring? Danni non ne faccio più io, però. Ti stacchi su ring? No, quando facevi, insomma, allenamento, sì, insomma, è già anche peggio. Però è invecchiato, però sei invecchiato. Passa. Oggi complimenti a due mani. No, fisico, non lo so. Quanti anni c'hai? 44 fatti 44. 30 giornate. 44, se ce l'hai... Ammazza come siete vecchi. 45 per 46. Portati benissimo, portati bene. Ieri l'ho incontrato alle 2:30, lui aveva una classe. Sì, una classe, un po' mangiava la pizza. Lui era tutto in licra. Lui che camminava, lui correva. Sai, vedi Pasquale quando corre. C'ha una tutina, sembra diabolico. Diabolico con due strisce fosforescenti. Ma perché passo a reale, ci stanno questi che corrono con il capello che anche col vento rimane lì, Cioè, capito? Colate di cemento. Ragazzi, vabbè. Allora, Michele, allora, risintetizziamo. L'articolo di ieri, parole tue, no parole nostre. Ma l'articolo di ieri intanto è nato così. Questa mia idea resta tuttora un'idea, una bella idea, un bel sogno. L'unico atto concreto che ho fatto è quello di protocollare la richiesta in comune. Poi se uscirà il bando parteciperanno altri, vedremo. L'articolo di ieri è nato da questo, mi ha chiamato la redazione del Tirreno, stavano preparando un servizio appunto sul centro storico, la riqualifica del centro storico, hanno sentito parlare di questa cosa, ci spiega un po' meglio di cosa si tratta e questo è fatto. Poi gli hanno dato anche più spazio che lo immaginavo, cioè hanno fatto un bel servizio, hanno coinvolto appunto le associazioni di categoria, visto. Ora glielo dico, hanno fatto un buon lavoro, ti ripeto. Quindi è nato così. Mi fa piacere, spero serva appunto di stimolo all'amministrazione, a tutte le amministrazioni. Perché ci guardano anche loro, perché non sapevano che ci guardano. Senti, mi ha scritto Daniele Palmiere una cosa che non ho capito, ma forse te capisci. Daniele Palmiere ha scritto: Michele è l'unico uomo che ha più anni del suo abbo. Però non ho capito. Pensavo fosse il messaggio codice con te. Invece. Freud qui, ci potrebbe aprire una cosa. Ciao Lara. Hai visto la ruota panoramica alla Torre di Pisa? Oh. Un'idea disneyana. Ma che cazzo ce ne frega la Torre di Pisa? No, guarda che interessante, come quella di Londra, come quella di Parigi. Ma la fanno torta anche quella. Sguazza nella tua ignoranza. Come fanno? La torre. Quindi, la...
ci aggiorniamo se ci sono. Noi, ascolta, allora, noi ci piacerebbe, insomma, che per qualunque iniziativa, sì, c'è voglia. Penso che le due iniziative, per quanto tutte e due in ambito culturale, tutti e due tratti di libri, però possono convivere, non sono, diciamo, in contrapposizione l'una con l'altra. Ripeto, io la mia iniziativa, come dicevi tu, come sottolineavi, di un privato, quindi per un'attività. Certo. Ma anzi, noi ti diciamo, questo è un canale che... Però tutto quello che può riguardare una collaborazione, appunto, mi conosci, insomma, sai? Sì, ma infatti non diciamo nessun proprio... La mia disponibilità è... E ti dicevo, te lo sai, insomma, che questa qui è aperta a tutti, è un bellissimo bar. Le notizie sono commentate così. Ma vedo che vi spostate, non siete sempre... Allora, lunedì, martedì, mercoledì e venerdì a Bicipari, sabato, misure, giovedì da parte, allo sociale. Questa è l'unica cosa sicura che c'è delle dico del bar, i giorni. Poi ogni tanto se capita, qualche fuori onda così, se capita così, però sabato e domenica di festa. Proprio, capito? Sì, l'ho pensato come tutto di lavoro. Agevolazioni fiscali. Questa è una pausa colazione che mi posso permettere durante il giorno, non ce n'ho più. Che fino alle 5 e mezzo. No, grazie a te. Grazie per la possibilità per il caffè che mi ha offerto lui proprio. No, proprio te. Cioè lui fa così, lui ordina. Lui è ministro senza portafoglio. Poi dopo esce col telefonino e qualcuno rimane a pagare. Grazie Michele. Ci vediamo. Oh Michele, quanto piacere. Oh, lo vedi? Meno male, zitto, non ci ha prestato stavolta. E finiamo così, con la ruota panoramica a Pisa. Che sarà torta, quindi occhio alla ruota perché gira un po'. No, girerà così perché poi la fanno parallela. Sai come loro. Senza quelle, convergenza. Come quelle ombrellate, come quando eravamo bimbi che giravi con la ruota ombrellata. Ma te, al tuo paese. Ce l'hai la ruota? Ce l'hai. Sì, c'è di gente a ruota al mio paese. Vedete che la ruotano a voi. È tutto, regini. No, aspetta, fermo, che regini è, si sta riscaldando. Dove va? È tardi. Madonna, stamattina. L'interesse non dorme mai. Vai, arrivederci Ricini. Bello che se ne va. Pachi, annacquami. No, no. Finiamo con questa cosa che è meravigliosa. Che c'è scritto Pachi, annacquami.